Un saluto a tutti, sono Natron e bentornati sul mio canale. Con questa bellissima luce che mi viene riflessa addosso, e appunto oggi andremo a vedere il Battle Report, il nuovo Battle Report, la nuova missione di Warhammer 40.000 Conquest, la missione numero 31, ok, del fascicolo appunto 40, no, ho sbagliato. No, sì, questo qua, 47, ok. Mi ero un attimo confuso con quell'altro. Non c'è niente di nuovo da dire, soltanto che a metà, diciamo, del Battle Report io ho deciso di provare a cambiare postazione di riprese. Quindi provare a mettere una postazione, diciamo, tra virgolette, fissa, ok, con il mio telefono, utilizzando questo farino che c'è dietro la custodia, vedete, e di mettere esattamente nella posizione là dove c'è i modelli, sopra questa mensola dove c'è la lampada. Quindi voi la vedrete l'inquadratura inclinata in questo modo da là. Ho provato, devo vedere appunto, poi appunto com'è che è venuta la registrazione. Ditemi comunque nei commenti se vi piace questo nuovo metodo di riprese, perché per la prima volta da quando io registro qualcosa, che sia un tutorial di un gioco da tavolo, che sia comunque un battle report di qualcosa di un wargame, io finalmente ho avuto entrambi le mani libere. E tutto quanto, e tutti i battle report, il resto dei battle report è stato molto più tranquillo, molto più fluido, più veloce anche, diciamo, tra virgolette, per quanto ovviamente possa essere veloce, ma comunque in un wargame tridimensionale il tempo che ci vuole è quello che è. Comunque, ditemi cosa ne pensate nei commenti, se vi piace quella posizione. Al massimo posso provare, se è troppo alto, a metterlo nello scaffale, quello là in basso. Ecco, comunque ditemi se una cosa del genere vi può piacere rispetto a tenere appunto il cellulare in mano e a fare appunto come ho fatto finora le riprese, quindi usare soltanto questa mano sinistra, che poi tra l'altro io essendo destro non è nemmeno quella mia principale. Comunque a fare tutto con una mano, che è un po' un casino e allungano anche i tempi dei battle report, perché appunto vedere le statistiche, prendere i dadi è un casino, perché avendo una mano questo registro e quell'altro aspetta, questo è così, il foglio dov'è, no, questo è cos'ha, allora 5 dadi, cioè è un casino. Quindi ditemelo assolutamente cosa ne pensate. Comunque credo che la utilizzerò anche nel prossimo Battle Report. E niente, adesso vediamo la missione come è andata. Questi sono gli Space Marines, gli Ultramarines che prenderanno parte alla missione di oggi. Abbiamo una squadra di 5 Intercessor, tutti quanti equipaggiati con fucile di equipaggiamento di base, una squadra di 5 Reavers, una squadra di 5 Scout, di cui uno è equipaggiato con un fucile a pompa Astartes, mentre un altro è equipaggiato con un Requiem pesante. E poi il nuovo Landspeeder equipaggiato con un cannone d'assalto. La intera banda è guidata dal Primaris Chaplain, che è il generale e che ha tratto riti di guerra. Qua invece abbiamo la Death Guard, la squadra che prende la parte invece che andare a contrastare gli Ultramarines. Allora abbiamo due unità da 5 di Plague Marines, entrambi due di Plague Marine hanno il lanciagranate del contagio, mentre il Plague Champion è equipaggiato con fucile al plasma, maglio potenziato e spada della peste. Poi abbiamo gli immancabili e ormai 12 Poxwalkers che ci sono in ogni singola missione, il Foetid Blood Drone, e tutta la lista è capitanata dal generale che è Noxus Blightbringer, che è il tratto fisico imponente che gli dà un punto di resistenza in più. E adesso andiamo a vedere la missione, in che cosa consiste, e poi vediamo il Battle Report.
Missione numero 31, guerra nei cieli. Questo è il briefing e la storia di come siamo arrivati a affrontare questa partita. Qua possiamo vedere il Fated Blood Drone, il nuovo modello, il Land Speeder degli Space Marine. E adesso andiamo a vedere insieme la mappa e il campo di battaglia. Questo appunto è la zona, il campo è fatto in questo modo: zona di schieramento della Death Guard, zona di schieramento degli Space Marine, sono i soliti 6 pollici, entrambi i tappetini, e verranno messi in questo punto esatto della mappa 3 segnalini obiettivo che appunto rappresentano le moto, se non sbaglio, dovrebbe essere il tipo di moto degli aerei comunque abbattuti. Le armate le abbiamo viste poc'anzi comunque. Eccole qua. Per lo schieramento è il classico, quindi niente di nuovo. Le condizioni di vittoria invece abbiamo 2 punti vittoria per se viene eliminata l'unità volante nemica, 1 punto di vittoria per ogni obiettivo controllato alla fine della partita, e ovviamente gli obiettivi come al solito li controllano chi ha più modelli entro 3 pollici da esso. E 1 punto di vittoria per aver eliminato il generale nemico. La partita dura 5 round di battaglia. E niente, andiamo a vedere il battle report. Questo è lo schieramento di entrambi le parti. Per quel che riguarda gli Space Marine, abbiamo la squadra degli scout da questa parte, gli Intercessor, i Reavers, laggiù in fondo i Land Speeder, e poi abbiamo il primario Chaplain schierato qua dietro. Mentre per quel che riguarda la Death Guard abbiamo il Fated Blood Drone, la prima squadra di 5 Plague Marines, altri 5 Plague Marines con dietro Noxus Bloodbringer e la ormai immancabili 12 Poxwalkers. Questo è il movimento dei Space Marine, tutti quanti hanno avanzato tranne il Land Speeder che si mossa normalmente e ora si presta a sparare contro i Poxwalkers laggiù in fondo. Allora, purtroppo credo che l'unica arma con cui può arrivare il Land Speeder sia, esatto, sia il cannone d'assalto di cui io l'ho equipaggiato, quindi è di tipo pesante. Vediamo AB 4 più, appunto a meno 1 essendo che si è mosso, colpisce con 2, forza 6, resistenza 3 al 2, prende 2, niente, quindi sono 2 morti, quindi 2 Poxwalkers ci salutano. E niente, questo era il primo turno degli Space Marine. Adesso vediamo il movimento della Death Guard e come andrà a reagire. Fine movimento della Death Guard del turno 1. Tutti quanti hanno avanzato a parte loro, che però nessuno poi riesce ad arrivare in diciamo a sparare a niente, nemmeno il Fated Blood Drone, appunto perché ha avanzato purtroppo di 2 pollici, quindi non riesce a colpire niente. E niente, finisce così il primo turno, il primo round. Andiamo al secondo round, partendo sempre con le spese marine, e poi vediamo come procede. Fine fase di movimento del turno delle spese marine del round 2. Allora, tutti quanti si sono mossi normalmente e adesso si apprestano a sparare nella fase di tiro. Dunque, allora abbiamo gli scout che sparano con le loro armi sul Fated Blood Drone, tranne quello che è equipaggiato con il fucile a pompa perché appunto non ci arriva. Allora, uno di loro è equipaggiato anche con un requiem pesante, quindi prima fare sparare quello che è equipaggiato con un requiem pesante, che appunto
è di tipo pesante, quindi spara 3 colpi con il meno 1, quindi al 4 più. Uno lo prende. Devo vedere anche il Fated Blood Drone qua. La difesa resistenza 7, quindi comunque va al 5. Preso. Preso meno 1 al 4, quindi okay. Una ferita che si becca il Fated Blood Drone. Io metto un attimo qua, poi lo vado a cambiare. Mentre tutti gli altri hanno il Requiem normale, classico, quindi abbiamo dunque Requiem, fucile Requiem, non sono in cadenza rapida purtroppo, quindi spareranno 4 colpi, no, 3 colpi, no, sono 4 colpi, sì. Altro più. E poi dunque al 4, quindi al 5. Niente. Bene, poi abbiamo l'Intercessor che sparano a questa squadra di Plague Marines. Allora sono tutti quanti in cadenza rapida tranne lui, ok? Lui non è in cadenza rapida, quindi facciamo prima quelli che sono in cadenza rapida. Sparano con il fucile Requiem a lunga gittata. Quindi sono 2 colpi l'uno, quindi sono 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8 più 1, 9, che è quello che non è a lunga gittata. Al 3 o più. Allora. Questi nulla. E poi al 5. Ah, solo uno, peccato. Salvato, salvato in extremis. I reverse poi non sparano. Abbiamo poi il Land Speeder. Allora, il Land Speeder spara sui poveri Boxwalkers sia con il cannone d'assalto sia con il Requiem pesante. Allora, il cannone d'assalto sono di entrambi di tipo pesante. Abbiamo il cannone d'assalto che spara 6 colpi al col meno 1, quindi al 4. Manco uno, perfetto. Mentre il Requiem pesante spara 6 colpi, scusate, 3 colpi, sempre 4 più. Bella Land Speeder, complimenti, ha fatto veramente un'ottima fase di tiro. E niente, direi che il turno degli Space Marine si è concluso. Andiamo a vedere adesso il turno della Death Guard. Fine turno di movimento del secondo round della Death Guard. Allora, il Fated Blood Drone si è mosso fino a qua. Queste unità di Plague Marines sono avanzate fino a questo punto. Loro con lui si sono mossi normalmente, mentre i Poxwalkers laggiù in fondo sono avanzati verso il Land Speeder. Fase di tiro. Allora, il drone spara con la sua unica arma, che è lo sparapeste, sputapeste. Agli scout è un'arma che è di tipo d'assalto, spara di 6 di colpi, colpisce automaticamente, quindi vediamo subito quanti colpi intanto spara. Un colpo, va bene, che è colpito a forza del modello, quindi forza 6 attualmente, resistenza dovrebbe essere 4 degli scout. Esatto, quindi forza se abbiamo detto, quindi al 3 o più colpisce, cioè ferisce al meno 1, quindi un TS4. E abbiamo un modello che non so se effettivamente è morto oppure no. Eh sì, gli scout hanno purtroppo. Allora, uccido lui che non è quello che fucile a pompa, quello che fucile a pompa è questo qua. Purtroppo gli scout hanno una sola ferita. E altri che sparano sono loro che sparano sugli intercessor, sparano con tutte le loro armi, quindi
Partiamo dai due che hanno il lanciagranate, che sparano 2 e 2, 4 colpi al 3 o più, 1, forza 6, resistenza 4 al 3, perfetto. Abbiamo gli altri due che sparano con il Requiem, sono in cadenza rapida, quindi al 3 e poi al 4. Ok, due prendono e uno di loro viene ferito. Lui rimane con una ferita. E poi abbiamo il Black Champion che spara con il fucile al plasma. Fucile al plasma non potenziato, ovviamente. È anche lui in cadenza rapida, quindi spara due colpi al 3. Uno prende. Dunque, forza 7, al 3. Perfetto, TS del 6. E lui ci saluta. Ok, bene, altri che sparano, non c'è niente. Abbiamo finito il secondo round, andiamo al terzo round, sempre con il turno degli Space Marine. Fine movimento del terzo round degli Space Marine. I movimenti sono stati pochi, sono soltanto i Reavers che si sono mossi fino a lì, e il generale si è mosso qua verso il drone. Allora, fase di tiro. Dunque, gli scout sparano sopra il drone, o almeno ci provano. Allora, facciamo quello che ha il Requiem, pesante, prima quello con il Requiem pesante, che spara i suoi tre colpi. Non si sono mossi, quindi al 3 o più. Bello. Forza 5, resistenza del drone. Ah, tra l'altro prima non hanno fatto il test morale perché erano a 6 pollici dal generale che grazie al suo tratto di comando non li ha fatti testare. Resistenza comunque 7 del drone. Quindi sono 3. Dunque forza 5, resistenza 7, quindi al 5. 2-6. Quindi 2-6, abbiamo un tiro al del meno 1, quindi al 4. Ha un tiro disgustosamente inesistente, che però fallisce, e quindi lui va a 10 ferite, ma 9 ferite rimaste. No, scusate, erano già a 8, perché era già meno uno da prima, quindi va a 8 ferite rimaste. Poi abbiamo quello con il fucile che spara due colpi al 3 o più, niente, e rimangono due con il Requiem. Quindi abbiamo in cadenza rapida al 3 e poi al 5. Ok, salvo. Oh, abbiamo anche il generale che prova a sparare con la sua pistola sul drone, quindi al 3 e poi al 5. Niente. Il Land Speeder attacca laggiù in fondo i Poxwalkers, quindi prima con il, che non si è mosso tra l'altro, quindi prima con il cannone d'assalto al 3 o più, e colpisce uno che muore, quindi ne muore uno. E poi con il Requiem pesante, quindi sono 3 e 3, 6.
Sempre altri OP per colpire, quindi colpisce con tutto. E poi al sapete. Questo è invidichissimo, non so come è possibile. Sono 4, quindi 4 TS. Sì, 4 TS, 4 al 5 più per il super save, ne muoiono altri 3. Opla. Ok. Oh, mentre loro sparano sopra con tutte le loro armi, quindi facciamo prima i due con il lanciagranate, quindi al 3 e poi no, scusate, che cavolo dico, mi sono confuso con gli altri granati scusate. Dei Poxwalkers. Spero tutti hanno il Requiem, quindi adesso in cadenza rapida, quindi fanno 2, 4, 6, 8 attacchi, scusate, 8. Sono un attimo confuso con quelli della Death Guard, con i Plague Marines della Death Guard. Allora, quindi altro più, appunto perché sono tutti quanti in cadenza rapida, e poi al 5. Allora, sono soltanto due che si salvano. Quindi fine fase di tiro. No, oddio, ci sarebbero anche loro, i Reavers, che sparano con la pistola. Sparano a 12. Posso sparare forse sul generale nemico, sapete? Sarebbe un bel colpaccio. Sì. Sì, sparano tutti sul generale nemico con la pistola, sono 5. Quindi sono 5 al 3 o più. Sono 2 con forza 4 e resistenza. Dunque, lui ha anche una resistenza in più con il suo tratto, quindi dovrebbe avere resistenza 7. Quindi comunque vanno al 5 1 e si salva comunque. E si salva, ok. E niente, quindi tutti quanti hanno sparato. Abbiamo la fase di carica. Allora, carica. Allora, gli squad caricano, c'è un motivo, il drone, il quale lui spara risposta, colpisce in modo automatico, vediamo quanti colpi entrano, 5 colpi, quindi 3, 4, 5, allora forza 6, resistenza 4, quindi al 3. Sono tutti questi che feriscono al 4. Ne muoiono 2, ne sopravvivono 2. Voi dite perché questa missione qua suicida? C'è un motivo, intanto carico, sperando che 4, 5, 6, sperando che caricano, sì, ce la fanno. Perché poi carico anche col generale, che ovviamente riesce nel suo intento, non so nemmeno a misurare. Provo anche a caricare il generale là. Lui tira di reazione. Vediamo. Qua la pistola plasma ovviamente standard non vado a sovraccaricare, fa un solo colpo che non colpisce, quindi buono. E i reavers caricano 4, 5, 6 e 7. Secondo me non ci arrivano.
No, infatti non c'è l'una, peccato. E niente, se sta così, ci si picchia. Adesso vediamo com'è che ci si picchia. Faccio tutti i vari tiri di combattimento e poi vediamo com'è finita. Allora, il combattimento è che ovviamente attacca prima il cappellano. Metto un secondo qua. Che attacca con fa i suoi quattro attacchi ad C2 o più, quindi insomma abbastanza imponente. Dovevo anche tirare un dado, non l'avevo tirato. Tutti quanti presi. Forza più 1, quindi forza 5, resistenza 7 al 5, solo 1. Poi deludente, un po' deludente, e si salva anche. Gli scout, allora gli scout, vediamo subito. Non hanno il coltello da combattimento, purtroppo. Quindi avranno loro un attacco ad AC3 o più. Preso. Allora, al 5 uno lo prendono, però si salva. Deludente, deludente. Purtroppo è stato deludente questo appunto attacco di loro. Vediamo il drone, com'è che risponde. Allora, il drone ha soltanto un'arma, se non sbaglio. Mica male. Allora, fa 3 attacchi. E fin qui ci siamo. Fa 3 attacchi al 4 più. Ripete gli uni. No, i tiri per ferire, non quelli per colpire. Forza, dunque, forza del modello, quindi forza attualmente a forza 6. Attacco ovviamente il cappellano, l'ho detto, ma generale ovviamente. Che dovrebbe avere resistenza 5, quindi al 3. Preso. Gli do meno 2. Allora, ora, a meno che il generale non ha roba interessante. No, resistenza 4. Ah. E niente, quindi diciamo che lo prende, lui si deve salvare al 3 o più, no, anzi al 4 o più. E si salva, quindi nulla. Ah, fine turno delle sue sorine, andiamo con il turno della Descartes. Allora, finalmente sono riuscito a trovare una soluzione bellissima per registrare finalmente almeno mirate e battere report, avendo entrambe le mani libere. Comunque, adesso ora, il resto della partita la vedrete in questo modo, anche perché così mi vado a rendere conto di effettivamente se è meglio questa inquadratura che questa che sto utilizzando, se era meglio quell'altra inquadratura rispetto a quella che sto utilizzando ora. Ma anche con la voce, così almeno mi rendo conto se si sente bene, oppure dite no, guarda, fa schifo, era meglio quell'altro. Nessun problema, bisogna provare, bisogna testare. Fino alla prima volta che entrambe le mani libere da fare un battle report. Allora, dunque, abbiamo detto fine della fase di movimento degli Space Marine. Allora, gli Space Marines, scusate, della Death Guard. Allora, i Plague Marines si sono mossi qua vicino, così come hanno fatto loro, hanno creato uno schieramento qua per proteggere il generale. E i Pox Walkers poi in fondo si sono mossi per provare, insomma, a caricare il Landspeeder per bloccarlo. Ora, fase di tiro. Beh, loro sparano qua. Direi che è la cosa più saggia. Sparano con tutte le loro armi, che è bello avere le mani libere per una volta in un battle report, almeno meraviglioso. Allora, facciamo quelli che hanno il lancio granate, che sparano due colpi
ciascuno. Scusate che l'illuminazione, ma purtroppo fa schifo l'illuminazione della mia. Più che altro, no, si è rotta la freno che va a regolare l'intensità. Purtroppo si è rotto e l'illuminazione è quella standard. Comunque, quali sono le del contagio sopra l'intercessor al 3 o più? Solo uno. E a forza di resistenza 4 al 3 non lo prende affatto uno. Bene. Quindi abbiamo gli altri due hanno il Requiem, cadenza rapida, quindi sempre al 3 o più tutti e al 4 1. Uno che difende al 3 o più difeso. E poi abbiamo il Plague Champion con il fucile al plasma, non lo vado solo a caricare, quindi lo faccio tirare standard, sempre al 3 o più, uno solo, forza 7, resistenza 4 al 3, niente, oh, Plague Manis, schifo, comunque, loro hanno sparato, oh, poi facciamo subito anche il generale, il Deathbringer, che è anche girato male, perché dovrebbe essere girato in questo modo, ecco. Che spara in bici sempre a loro. Allora, Noxus Deathbringer ha la pistola, che comunque dovrebbe arrivarci perché ha gettata 12. Ci arriva. Non vado solo a caricare la pistola, ovviamente. Quindi fa un solo colpo. Vediamo. Al 3 o più preso e poi sempre al 3 o più perché ha forza 7, quindi non l'ha attaccato. E niente, altre cose da sparare non ce n'è. Facciamo le cariche. Allora, beh, loro, quindi i Poxwalkers che sono qua, caricano il generale degli Space Marine. Non sto nemmeno a misurarlo perché tanto ci arrivo. Finalmente posso giocare, posso registrare un battle report a modo come dovrebbe essere registrato il giocato. Mentre loro, i Poxwalkers laggiù in fondo, si caricano il landspeeder che tira di reazione. Comunque provano a bloccarlo in qualche modo. Allora, Landspeeder, vediamo subito. Allora, Landspeeder spara prima con il cannone d'assalto, che spara i suoi 6 colpi, al 6 che colpiscono, solo uno, al 3, super save, niente. Quindi uno di loro muore, spara anche con il Requiem pesante, quindi 3 colpi, belli questi due, sempre al 3, uno vive e l'altro no, quindi sono due morti. Bene, altre cariche, cariche, facciamo così. Provano a caricare loro su di loro, che tirano tutti quanti di Sesvanina, di Intercessor, di reazione, sono in cadenza rapida, quindi sono sempre 2, 4, 6, sono 8, 2, 4, 6 e 8 al 6, che sono in risposta, neanche un 6, neanche un 6, terribile, terribile. Caricano, direi che fanno 7, riescono un po' ad andare dove vogliono, si posizionano un po' così, ok. E niente, prova a questo punto. Dunque, Noxus Blightbringer come combattimento.
fa schifo. Prova che no, si sbatte venga a caricare loro. Ce la fa veramente, porco miseria, potevo anche andare a caricare lui se sapevo che facevo 12. Comunque lui va dove cavolo gli pare piace, quindi va qua. Ok, allora, combattimento, molto più veloce e dinamico, anche così. Anche se la visuale non è migliore, perché comunque forse se la mettevo un pochino più in basso, la che ci penso era meglio la visuale, ma comunque per il momento teniamo questa visuale qua. Allora, combattimento, beh, intanto combattono quelli che... Ah no, dovevo caricare anche Foxwalkers, giusto? Non lo fate caricare. 5, 6, 7. Caricano. Ah, ovviamente il modello l'ho tenuto così perché dovrei pitturarlo, quindi lo tengo staccato dalla base per poi pitturarlo poi successivamente in futuro, tanto comunque si appoggia e va bene alla basetta e va bene. Comunque i Foxwalkers sono impegnati qua in combattimento con la base del Land Speeder. Allora, cominciamo da subito che ce l'ho portata di mano la Noxious Blightbringer. Allora, Noxious Blightbringer fa 3 attacchi alla campana, cioè la campana della peste maledetta, quindi fa 3 attacchi al 3 o più, fa un 6, quindi fa un attacco extra, che peccato non colpisce. Comunque, forza 4, resistenza 4 al 4. 1 al 3 o più, attenzione, e uno muore perché fa 2 danni, quindi uno di loro muore. Poi i cari attaccano loro, i playmanis, quindi ammassano e attaccano tutti. Attaccano tutti con, allora intanto sono i 4 di base che attaccano con la lama, quindi fanno 4 al 3 se non sbaglio, ora a trovarle 4 al eccoli qua, aspetta, allora 4 al 3 tranne uno, hanno anche fatto 2 6, quindi fanno 2 attacchi extra con la regola morta al falso imperatore che prendono, bravi. E al 4 poi feriscono. Sono solo 2 che si salvano di spesa marina. Poi abbiamo il percepto che fa entrambi gli attacchi con il maglio potenziato. Quindi ha un meno da colpire, quindi colpisce al 4. Uno colpisce, bravo. Forza per 2, quindi forza 8, resistenza 4 al 2, bravo. Meno 3 al VP, quindi a 6, niente, sono di 3 danni. Beh, ne muore un altro. No, scusate, di 3 è 1, quindi lui rimane con una ferita, vedo un attimo se si vede bene la... Perfetto, sì, magari no, 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 si vede bene, si vede bene. Magari non si vede questa parte qua dove è la zona dello schieramento di Space Marine, ma poi comunque mi suggerirei una soluzione migliore, magari sposto il campo di battaglia, lo sposto un po' più in qua, si fa tutto quello che vogliamo. Allora, rispondono gli Space Marine, rispondono con 2 attacchi l'1 se non sbaglio, l'Intercessor, sì. Quindi sono 2, 4, sono 4 di base più 3 attacchi del sergente. Quindi abbiamo purtroppo ai Plague Marines, altro più. Sono questi. Dunque, forza 4, resistenza 5 al 5. Manco uno, perfetto.
ho sbagliato perché dovevo prima far attaccare. Prima di far attaccare gli Space Marine, dovevo attaccare con loro che hanno caricato i Box Walkers laggiù in fondo. Ma comunque, alla fine non è cambiato niente. Comunque, attacchiamo qua i Plague Marines. Allora, sono soltanto 1, 2, 3, 4. Sono 4 che sono in combattimento. Tra cui c'è anche il Plague Champion. Allora, facciamo i tre che hanno la lama della peste, quindi al solito dov'è la scheda dei Plague? Eccolo qua. Allora, al 3 o più, boh, 2, 6, bello, che ne colpisce anche un altro, bravi. Questi ovviamente sono i Plague Marines che stanno attaccando il generale nemico, eh. E poi per ferire, dunque, forza 4, resistenza del generale, del Primaris Chapline, che è 4, quindi ha 4. Molto molto easy. Sono ben 3. Sono 3 penso al 3 o più, sì. Ha fatto uno, non c'è modo di ripetere lui, no. Quindi attenzione, il Primaris Chapline si picca una ferita e da 5 feriti che aveva va a 4. Quindi mi metto una farina qua per ricordarmelo. Tra l'altro così potrei anche fare di gran lunga meglio il tutorial, in questo modo dei giochi da tavola, magari zoom un po' di più sul campo di battaglia. Beh, questa è una cosa comunque futura che mi stanno venendo in mente ora. Tocca al Plague Champion attaccare, attacca con, fa entrambi gli attacchi con il maglio potenziato, quindi al 4, fa un 6 e prende, quindi sono 2. Anzi, meglio fare così, al 2, a forza 4, quindi forza 4, resistenza 4, al 4, anzi no, forse è meglio, no, vabbè, così, vai. Forza 4, resistenza 4 è 4, quindi sono 1 che lo prende, si salva, ottimo, ottimo. E poi i poveri Box Walkers che provano comunque a attaccare la Line Speeder, sono due attacchi l'uno, sono 2, 4, 6, 8, quindi faccio 4 e 4, al 5 e poi al 5, presumo comunque. Oddio, Box Walkers, quanta forza hanno Box Walkers? Ah, perché ora mi viene il dubbio. Forza 3, resistenza della Line Speeder. Resistenza 5 dell'Endspeeder, sì, quindi comunque vanno al 5 al 5, quindi al 5 più per colpire. Mamma mia. Sono, è 1, 2, 3, sono 3 che prendono e poi al 5. Attenzione, un 5 e un 6. Un TS del 3 o più che resta così. C'è bisogno di dire altro, no? Altro presumo. Oh, quindi ora rispondono finalmente gli Space Marine. Allora, siccome loro hanno attaccato e lui non ha ancora attaccato, io faccio attaccare il generale, il Primaris Chapline al drone prima che succeda il finimondo. Allora, fa 4 attacchi al doppio, quindi sono 2, 2, 4 al 2 più. Schifo, veramente che schifo. Uno, che schifo. Uno, forza più uno, quindi forza 5, forza 5, resistenza di quell'affare è 7, quindi comunque al 5 e fa uno. Generale, fai schifo, c'è poco da fare. C'è poco da fare, c'è poco da fare. A questo punto faccio rispondere lui, il drone, sempre sul generale, no, anzi. No, no, sì, è preso il generale. Allora, il drone fa. Dunque, lui gli rimangono 8 ferite, quindi è ancora nella prima fase. Fa 3 attacchi.
al 4 più disumana la Death Guard oggi, ragazzi, disumana. Riprende un T3 a forza 6, resistenza del generale 4, quindi al 3 lo finiamo. Tutte e tre che entrano al meno 2, quindi sono 3 TS al meno 2, quindi 3 TS al meno 2 va al 5. Una passa, però il problema è che passano due ferite, sono 2 di 3 di danni che si becca il generale, quindi sono ben 1 di 2, quindi sono 3 ferite che si prende il generale. Non ha purtroppo, oddio, potevo anche utilizzare il tiro in vulnerabilità, me ne sono dimenticato, ma vabbè. Comunque, lì rimane una ferita. Lì rimane una ferita. E loro hanno attaccato, adesso tocca agli Space Marine, ma a questo punto attaccherei con gli Scout, ma sì, ormai tutti quanti loro hanno attaccato, bene o male, hanno attaccato loro, quindi andiamo noi. Quindi, allora, gli Scout, eccoli qua, sono due, ok? Due di comune serpente, ma tanto fa, quello dovrebbe essere quello con la spada, quindi sono tre attacchi, altri o più. Due vanno, forza 4, resistenza 7 al 5, attenzione, un 6. Un 6, altri o più. Ciao. L'ho attaccato, dove l'ho attaccato prima, rimane la speeder. Attaccare, non so quanto possa essere forte, non credo un combattimento della speeder, ma vediamo. Allora, fa due attacchi, altri o più, quindi normale, lo prende uno. A forza 4, resistenza di loro è 3, quindi al 3 che riprende e loro, un altro di loro muore, quindi sono 3 che muoiono. Quindi fine. Allora dobbiamo fare ora tutti i test di morale, però appunto non ce n'è, perché l'esatto del generale, appunto, che è questo qua, dice reti di guerra, no? Le unità di Ultramarine, no? Faccio anche vedere qua. Appunto che sono a 6 pollici dal generale, non subiscono l'effetto del test di morale, quindi dovrebbero essere in teoria tutti entro 6 pollici da lui. Sì, quindi non c'è nessun test di morale da fare, fortunatamente. E quindi fine del terzo round, andiamo con il quarto. E con ovviamente il quarto round. Allora, io i Reavers li lascio qui perché li voglio far caricare loro. Qua in questa zona è un bordello. Cioè, lui che è impegnato con i Poxwalker dovrebbe staccarsi, però se si stacca non può sparare, loro potrebbero ricaricarlo. E vedete, però si muove di 16. Quindi facciamo così. Allora, il Land Speeder si stacca dai Poxwalkers e se ne va, tanto può volare, quindi chi se ne frega. E viaggia fino qua. Ok? Quindi viaggia fino qua. Poi, una volta che l'ho pitturato, lo incollo alla base. Ma anche così, può anche stare così, magari non si riesce a metterlo bene, se deve esportarlo, quindi ovviamente lo può sparare, però, oddio, però magari forse è meglio metterlo più. Come è lontano da qualsiasi altra carica di altre buttagente, che sì, tanto comunque ci arrivava, forse un pelino più in qua, ma comunque va bene così, così può venire a aiutare qua. Loro stanno lì, niente, fase di tiro, c'è poco da dire, che cavolo dico che c'è poco da fare. Allora, fase di tiro abbiamo loro
che sparano sui fosfori per tutti, tanto le pistole dovrebbero, dovrebbero arrivarci, tanto vedo se si vede meno anche il lancia dadi qua. River hanno gittato 12, dovrebbero comunque arrivarci, sì. Quindi fase di tiro, allora i River sparano con le pistole sui Poxwalkers rimanenti, sono 5, quindi 5 altre più tutti, forza del modello, no, forza del modello no, forza 4, quindi comunque 3, sempre questi cavoli di uni qua, e un 2 addirittura, quindi sono 2 che vanno. Incredibile, vabbè. Ci hanno provato, ci hanno provato. Poi, loro sparano qui sopra. E più di lì non possono sparare purtroppo. Quindi sono 3 che rimangono al 3. Uno solo al, dunque, pistola Requiem, uno, forza 4, resistenza 5 al 5. Poi il generale, il chaplain, il primario chaplain, che spara con la pistola al loro, ai Poxwalkers, fa un attacco al 2, al 3. Oh! 1, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2. E che è sto turno? E di scout possono almeno sparare loro. Ce l'hanno in teoria, sì, ce l'hanno la pistola di scout, sparano purtroppo al drone. Sparano al drone, altre o più. Oh, almeno due numeri decenti. E al 5, che comunque è forza 4. Niente. Tiro veramente disastroso per gli Space Marine. Cariche, sono una carica da fare, che è quella loro su di loro. Madonna, meno male che sono vicino, ho fatto 4. Meno male che sono, e quanto l'ho spostato, meno male che sono vicino, guarda, che me l'ha preso il panico. Che me l'ha preso il panico. Allora, attaccano i divers tutti, fanno 3 attacchi l'1, mi sono 3, 6, 9, 12, 15. Capito? Posso tirare 12 dadi con tutte e due le mani in questo modo. Allora, qui sono 12 e poi manca il servente, che sarebbero 3, 6, 9, 12 più altri 3, quindi sono 16. Comunque, al 3 o più, allora, questi no, tutti gli altri vanno bene. Ho poi forza, presumo 4, resistenza 5, quindi al 5. Allora, no. Ok. Allora, questi sono quelli che hanno preso di base. Ora rimane il sergente, che fa i suoi 3 attacchi al solito, tutti e 3, e poi al 5. Uno solo. Sono 4 che vanno di base, quindi altro più. Ok, 2 passano e sono 2 morti, quindi faccio fuori, e purtroppo devo far fuori questi, 1 e 2. Beh, hanno qualcosa, hanno fatto qualcosa. Oh, poi loro hanno fatto, comunque hanno caricato. Tanto il speeder è qua, il speeder, se non si vede, è in questo punto qua vicino all'obiettivo. E niente. Tocca di nuovo a noi. Io, prima di fare altro, attaccherei col generale del nostro al drone. Non dovevo mai attaccare,
Ma ormai il danno è fatto. Quindi, allora, abbiamo, mi sono fatto 4 attacchi del generale, il primario shotline, al 2 più sul drone, tutti, perfetto. Forza più 1 di forza 5, resistenza 7 al 5. Sono 2. 2 al meno 1, quindi 2 al 4 più. Oh, 2 danni l'uno. Dovrebbe avere il tiro disgustosamente esistente, il drone. Esatto. Beh, si prende una ferita, quindi da 8 va a 7 ferite rimanenti. Ora attaccano loro. Allora, semplicemente faccio attaccare prima i Poxwalkers qui sul generale, almeno così ci vediamo. Il pensiero sono 4 con la lama, quindi al 3 posso ripetere solo gli uni per finire, mi pare, però con la lama della peste. Sì, comunque sono 2 che vanno, ho fatto anche un 6 se non sbaglio, quindi sono attacco in più. E poi forza 4, resistenza 4 è 4, e ripeto questi due. Quindi è uno che si salva. Poi abbiamo quello con il male potenziato, fa entrambi gli attacchi con il male potenziato, quindi al 4 più. Come non detto. Come non detto. Tocca di nuovo a noi. Tocca di nuovo a noi. A questo punto io farei attaccare con loro, quindi l'intercessor che... Si avvicinano, ma comunque attaccano, quindi sono 2, 4 e 3 per il sergente, altri o più e poi altri o più. Prendono tutti. Numero 3, sono andato. 3. Tiro salvezza disumano, ma anche se non era tiro salvezza, era il tiro, il super save era qualcosa di spettacolare. Il drone attacca attacca il generale. Il drone, io pensavo che i Marine riuscivano ad ammazzarlo, ma a quanto pare no. Quindi il drone attacca il generale, gli rimangono 7 ferite, quindi ancora 3 attacchi e 4. E manco mezzo. Bene. E hanno attaccato tutti, mi pare. Perché quell'attaccato, lui non fa nulla, non ha fatto niente. Perfetto. Quindi, fine turno della Space Marine, deve fare il test morale, la Death Guard, ma che supera ampiamente. E adesso abbiamo il turno di che ci può fare. L'unica cosa da fare è provare no, è vero, c'è anche lui in effetti. Allora, fermo così. Fase di tiro, niente, perché sono tutti impegnati in combattimento. Carica. Loro tentano di fare una cosa disperata, però se si riesce di caricare qualche, c'è esattamente 12. Lui ovviamente tira di reazione il Land Speeder, poi ricorda anche il Land Speeder di Star Wars. Allora, prima con il cannone di assalto, che sono questi 6 colpi, tiri di reazione, manco uno, e poi abbiamo quello con il Requiem pesante, manco uno. Era troppo bello per essere vero. Comunque, altre cariche, poi abbiamo lui che carica il generale, non sono nemmeno a tirare, non faccio doppio uno, ma comunque non è avvenuto. E mi sa che il generale, il caro Primaris Chaplin, ci saluterà.
niente altre cariche, combattimento, combatti Noxus, che combatte contro il generale alla campana della testa maledetta, che fa tre attacchi al 3 o più. Dall'altro, tutte le unità di lui devono sottrarre uno della propria disciplina. Ma va bene, andò, se lui li fa passare tutti. Oh, abbiamo fatto un 6. Bello anche questo. Quindi sono 4 che prendono. Ah, forza 4, resistenza 4, sicuramente. Quindi al 4, quindi sono questi 4. Al 4. Posso ripetere di preferire pari a 1, meno male. Beh, non è che andavano proprio, però uno l'ho preso. IS di base. E ragazzi, il capellano è morto. All'autunno gli rimaneva una ferita, fa 2 danni, e quindi il capellano è morto, portando il punto vittoria, il punto extra alla squadra, alla Death Guard, per aver eliminato un appunto il generale nemico. Cosa doveva fare? L'ho fatto. A questo punto loro non sono più combattimento, faccio attaccare loro a loro, quindi facendo, così va anche bene comunque, facciamo 2 con la lama della peste al 3, belli belli, e poi al 4 sono 2 salvi, e poi abbiamo il Plague Champion con il maglio potenziato al 4 e poi al 2. Preso. Beh, con il meno 3 che ha dato il Plague Champion all'intercessor con il VP, doveva fare 6, ha fatto 6. Bravo. E poi cosa rimane? Poi rimangono gli scout, ma gli scout cosa devono fare? Poveracci. Gli scout non dovevano, a parte non hanno caricato gli scout, ma il drone ha caricato loro. Comunque, intanto basta registrare, no? Perché mi viene un attimo il dubbio. Sì. Allora, vabbè, scout, proviamo a fare qualcosa. Allora, attacca il drone al 3 o più. Questo risultato ha già fatto capire tutto. Abbiamo fatto capire tutto. Niente, mi pare che rimangono gli intercessor loro da far attaccare, non mi ricordo. Perché allora lui ha attaccato prima lui, ha attaccato loro, no, ha attaccato loro non attaccano, devono attaccare loro 3, che sono 2, 4 e 3. Quindi al 3, tranne questi 2 tutti, e poi al 5. Bene, però. Fine, quarto round, andiamo finalmente all'ultimo round, più veloce, più dinamico. Cioè abbiamo fatto quanto? Tre turni. Abbiamo fatto 3 turni in 3 round, 2 round e mezzo, 3 round in 36 minuti. Cioè, capite anche avere 2 mani libere cosa vuol dire. Spismarina qua. Movimento. Allora, loro corrono come dannati. Non è male, dai, hanno fatto 10. Ma non ce la faranno mai. Ma non ce la faranno mai. Lui avanza. Oddio. 16, dovrebbe fa 6. No. Lui, che non lo vedete, che ve lo faccio comunque vedere un attimo, che
che è qua. Io lo piazzo qui vicino, pronto a sparare a qualsiasi cosa si dovesse ora a ritrovare di nuovo l'angolazione giusta. Ecco qua. Ok. E loro sono avanzati, ma non hanno fatto nulla. E oddio, fermi. No, ma. Va bene così, va bene così. Tiro. Allora, lui spara tutto quello che c'ha sul generale, tutto. Dovrebbe prenderlo con tutto il Land Speeder. Perché ha, allora, mi cadere la stata agitata 24, non tanto ce l'arriva. E anche il Requiem. Allora, Land Speeder sul. No, sul Battlefield. Allora, facciamo prima il cannone d'assalto. Che sono questi 6 dadi, è pesante, quindi non si è mosso. No, oddio, si è mosso, quindi ha fatto più, però ha fatto qualcosa, forza 6 resistenza di Noxus 4, no 5, quindi ha 3. Allora, meno 1 VP, quindi al 4 più. Due passano e sono due ferite, quindi Noxus si prende due ferite da quattro ferite che aveva. Ah no, fermi, perché lui aveva il meno 1, cioè aveva la resistenza a 5, a 6, scusate. Quindi era 4 più. Però sono presi tutti e 3. Alla fine. Quindi da 4 più va a 3. E lo metto qua. E poi spara con il cannone. Che sono questi 3 colpi sempre al 4. 1. 1 al 5. Perché a forza 5 niente, peccato, peccato. Patente sparano, ci sono loro che sparano quello che sono su di loro. Al 3, tutti, al 5. Bello, morto. Vai giù tu. E poi gli scout. Gli scout è buono perché tengono impegnato il drone, però vabbè, prova a sparare gli scout sul drone con la pistola. Vediamo. Al 3, preso. Al 5. Però. Salvo, ovviamente. Ok. Fine fase di movimento. Fase di carica. Dove vogliamo caricare? Non c'è fase di carica, io sto fermo lì così com'è. Ci si picchia. La prima cosa da picchiare sono loro. Che se loro vincono su di loro, beh, che poi c'è il turno di loro. Loro attaccano. Quindi loro si sono e attaccano. Allora, altre, tutti, al 5, sono due ferite, super save del 5, complimenti, complimenti, niente. Tocca a noi, cosa dobbiamo fare? Il drone attacca gli scout che va a massacrare praticamente. Dov'è la scheda del Fotid Blot Drone?
Allora, sono, ne vengono 7-7 feriti, quindi sono 7-7 attacchi, a 4 più. Boia. E poi a forza 6, resistenza 4, alla 3. Ripeto, per l'abilità della sua sonda della peste, che è la sua arma. Prendiamo 2, al 5. E gli scout ci salutano. Proprio quello che speravo che non accadesse, ma purtroppo ero certo che sarebbe accaduto in questo turno. E batteria definita, non c'è più nulla. Fine round, fine ultimo turno, quindi l'ultimo round degli Space Marine. C'è da fare il stimolare per i Plague Marine, che comunque superano. E adesso abbiamo adesso la Sigarda. Tutta la può fare quello che gli pare, può fare veramente quello che gli pare. Sposto questo, che tanto ormai non credo che serva più a nulla. Allora, qui c'è poco da fare. Qui da fare una cosa: movimento. Beh, lui va addosso all'Endspeeder, quello che credo che sia anche abbastanza palese. Poi lui andrà ad attaccare loro per prendere questo punto. Ormai a questo punto tanto loro non lo raggiungeranno mai, quindi quello è perso. E loro idem. E loro idem. Oddio, no, fermi, forse si riesce a fermo. Tiro. Lui il drone spara sulla speeder con tutte le armi, tutte le armi, ce n'è una che lo spara peste, che lo prende, attenzione, allora spara peste, si vede bene, non ce l'ha di. Sì, ok. Allora. Colpisce automaticamente, quindi mette in attacco. Sono tre che colpiscono al forza quanto c'hai, forza 6, resistenza di land 5, quindi al 3, ripeto, sono comunque due che entrano al fermi, cosa ho visto? Gli scout scudando un tiro a salvezza del 4 più, nemmeno del 3 più, del 4 più, comunque non spingere a il save d'altri, quindi un danno se lo prende. Se lo prende, la speeder c'ha di ferite 6, quindi va a sparano anche tutti la squadra dei Plague Marine su di lui. Quindi abbiamo 118, così sono tutti 118, quindi sono tutti quanti in cadenza rapida. Allora, facciamo prima i due con il lancia granate al 3 più e poi al 4 4 il land speeder a il 6 al 3 al 5 bonus però sì, quindi 3 danni. Rimane con due ferite. Poi attacco i due che hanno il Requiem, sempre in cadenza rapida, quindi al 3 e poi al 5, 1
Ah, buono, dai. E poi il Plague Champion. A questo punto io lo vado a sacrificare, lo faccio sparare col fucile al plasma potenziato, sovraccaricato. Quindi, non mi deludere, Plague Champion, non mi deludere. Sempre al 3+. Uno lo prende. Forza 8, resistenza 6 al 3. No, maledetto. Però almeno non è morto, vabbè, che se ne frega. Poi se è in gittata io faccio anche sparare a Noxious, Blightbringer, a lui. Eh sì, non lo faccio sovraccaricare perché se è il generale non mi può morire, altrimenti vado a regalare punti alla squadra avversaria. Quindi sparo con la parte... C'è la pistola plasma. Pistola plasma normale, quindi sono un colpo al 3. Preso, al 3 perché forse 7, preso, quindi meno 3 al VP, quindi lui va a 6. Oh, sono in sfida, ma non ho resistito a tutto, basta, carichi, 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 cioè, solo da fare lui il drone che carica qui sopra, è l'unica cosa da fare, ovviamente la sfida tira di reazione a tutte le armi che ha. Quindi prima con il coso pesante, quindi a 6, colpisce solo un dado e va il drone, dov'è il drone? Quindi al 5 lo prende, bello, 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 quindi dunque al 4. Da 7 va a 6 feriti rimasti e poi deve sparare con il Requiem pesante. Colpisce 1, bravo, e sempre al 5. Niente, carica il drone di 6. Di 6 e ci arriva. Quindi loro sono in corpo a corpo. A questo punto altre cariche, beh, il generale attacca, carica loro. Ciao, idem a loro, provano a caricare lui, ma non ci arriveranno mai. No, quindi loro stanno. Ah già, i Poxwalkers, potevano muovere i Poxwalkers, va bene così, va bene. E niente, facciamo l'ultimo combattimento di questo Battle Report che comunque sta venendo fuori una cosa molto 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 carina. Ovviamente attacca prima il drone, quindi fa i suoi 3 attacchi al 4 più, 2 prendono, forza 6 resistenza 6 al 4. Bello questo 6, meno 2 gruppi, quindi 3 va al 5. Oh, attenzione! Quindi loro passo sono di 3 di danni. 1. Rimane un 1, incredibile, incredibile. Incredibile e basta. E niente, poi... Attacca anche Noxus e fa i suoi 3 attacchi se non sbaglio, sì, al 3 più tutti, al 4 e al 4, ripeto, oh, nulla. A questo punto attaccano l'intercessor. Allora, qua c'è da decidere perché qua siamo 3 contro 3. Se riesco a eliminare loro, o anche lui, noi prendiamo il controllo di questo punto qua. Se si va sempre a maggior numero di modelli. Però è vero che se eliminiamo lui, oltre a perdere il punto di controllo, prendiamo anche il punto per aver eliminato
Il generale nemico, è anche vero che però Noxus ha un TS del 3, non lo vediamo. No, facciamo così, io attacco i Plague Marines con tutti gli intercessori. Quindi sono 2, 4 più 3. No, così siamo sicuri di prendere il punto di controllo, altrimenti così non lo prenderemo male. E altri, infatti, meno male che ho scelto. E poi al 5. No, peccato. E l'ultimo combattimento che c'è da fare sono i Plague Marines contro di lui. Abbiamo quello che ha la lama, gli altri. E poi al 4 niente, e quello che fa i due attacchi con il mani potenziato al 4, no, al 3, scusate, ma ha fatto doppio 1, quindi nulla. Oh, fine partita. Battle report. Questa è la situazione attuale. Possiamo appunto vedere che loro si sono salvati, ma non hanno preso il punto di controllo. Perché? Allora, andiamo a vedere i punteggi. Allora, eliminare l'unità volante nemica a costo di punti vittoria. Nessuno delle due, purtroppo, è riuscito a entrare perché sono entrambe vive. Oh, per ogni obiettivo controllato alla fine della partita, e bisogna avere più modelli dell'avversario entro 3 pollici, si ottiene un punto vittoria e un punto vittoria per il generale nemico eliminato. Allora, quelli blu, Space Marine, Death Guard. Allora, gli Space Marine controllano. Intanto voglio vedere un attimo. Dov'è il rosso? Altri pollici, sì. Allora, questo è neutro perché non è di nessuno, quello non è di nessuno, questo anche questo è neutro perché ragazzi abbiamo 3 modelli contro 3 modelli, quindi diciamo che i punti di controllo non li prende nessuno. Purtroppo però la Death Guard ha eliminato il chapline, quindi la Death Guard ottiene un punto vittoria per aver eliminato il generale nemico. E essendo che bene o male le unità eliminate non contano, essendo che i punti di vittoria sono neutri, nessuno li controlla, direi che questa partita, questa missione, la vince la Death Guard. Allora, ha vinto la Death Guard, ha vinto la Death Guard per un punto, per un singolo punto, perché è riuscita ad eliminare il generale degli Space Marine. Quindi ha vinto la Death Guard, ha vinto Nargol. Ok, hanno vinto i cattivi. Appunto, avete visto come vi aveva già detto questa visuale un po' fissa, che riprende un po' il campo di battaglia alla fine. Quindi, ok, non vi faccio vedere appunto tutti i vari dettagli, ma una volta appunto che una visione completa del campo di battaglia, dei dettagli te ne fai poco e nulla, ok? Addirittura quando vanno ad esempio a riprendere le finali, no? Dei finali, proprio dei finali nazionali di Warhammer, almeno Warhammer Age of Sigmar, ma penso che di Warhammer 40.000 sia la stessa cosa. Addirittura quando vanno ad esempio in live anche su Twitch, addirittura sul campo di battaglia c'è la telecamera, quella vista così, cioè dall'alto, che riprende il sopra del campo di battaglia, che personalmente lì si vede anche meno che una ripresa così ad angolo, tipo isometrica, no? Tipo alla Diablo, se vogliamo appunto fare un paragone con i videogiochi. Che però a me permette sinceramente di avere entrambe le mani libere, quindi di riuscire a gestire in modo più tranquillo, più fluido, più calmo
le partite in modo che vengano anche un pochino più veloci, perché ovviamente essendo le mani libere uno dice: ah sì, un attimo, allora sono due dadi, tanto prendo i dadi, no, sono tre, tabbi, tiri, prendi questo, questo, questo e quest'altro, è molto più veloce che fare tutto con una mano. Quindi ditemi assolutamente cosa ne, se preferite questo nuovo tipo di appunto di, tra l'altro devo ancora vedere cosa, come è venuta la ripresa. Se vi piace, credo che almeno io personalmente io mi sono trovato benissimo. Andrò anche a utilizzarla perché in 40 minuti, quando abbiamo fatto 3 round, 2 round e mezzo, 3 round abbiamo fatto, cioè ha detto nulla, ha detto nulla, invece di stare tutte le volte a interrompere anche per me e per la registrazione, per poi montare tutto insieme, per fare vedere il turno, il movimento, che avendo i tab delle mani libere vi faccio anche vedere il movimento dei modelli, perché se lo devo fare con una mano sola, ragazzi, ci vuole un sacco di tempo da perdere. Invece in questo modo, avendo tra le mani libere, il movimento dei modelli viene anche molto più veloce. E tutto questo si muove qua, ta 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 ta, e via. A me personalmente è piaciuta. Poi, della posizione della cosa dell'angolazione lì, purtroppo, potete vedere com'è la mia camera. Qua c'è l'armadio. L'unico posto, diciamo, decente, o è qua sopra le mensole, che quindi non lo vedete, è questa qua, ok? Qua sopra queste mensole qua. Quindi metterlo con lo zoom in modo che riprendiamo del campo di battaglia. Però il fatto è che lì mi è più facile anche vedere dallo schermo l'angolazione e tutto quanto, e si registra. Qui no. Quindi, ma possiamo comunque lavorarci, perché no? Niente, questo era il Battle Report, la missione di questa settimana. Niente, vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, di attivare anche la campanella per ricevere tutte le notifiche, per non perdervi neanche un video, di lasciare un commento, mi piace, e di iscrivervi anche sul mio canale Twitch, dove vado in diretta ogni sera a partire dalle 21, il lunedì, il mercoledì e il venerdì. E niente, ci vediamo al prossimo video di Warhammer 40.000 Conquest, oppure a un altro wargame, chi lo sa. Con questo nuovo metodo ho anche più voglia di fare cose. Ciao!